Quanto schifo! Bene a tutti ragazzi, contro Frank e Paolo, siamo qui con un nuovo video, siamo tornati con una nuova top 5. Top 5 in cui confronteremo Clash of Clans e Clash Royale. Perché? Perché ho portato la top 5 delle 5 carte che secondo me, e sottolineo secondo me a caratteri cubitali, sono più forti su Clash, erano più forti su Clash of Clans rispetto a Clash Royale. Ovvio, fare un paragone tra questi due giochi non è proprio giusto al 100%, però avendo delle carte in comune ed essendo comunque giochi molto molto simili, ho deciso di farlo. Andate a vedere anche il video precedente in cui facevo il contrario, quindi sceglievo le 5 carte più forti su Clash Royale rispetto a Clash of Clans, e vi auguro una buona visione. Al quinto posto ho deciso di mettere la Furia, questo incantesimo che su Clash Royale non è che sia tantissimo utilizzato. Ora lo so che arriverà la gente, io lo utilizzo, per me è forte eccetera. Io con questa top 5 non voglio dire che le carte sono meno forti o più forti, perché anche la Furia su Clash Royale è forte, ma secondo me su Clash of Clans aveva un impatto decisamente diverso. Ricordo attacchi in War in cui si utilizzavano 4-5 Furie e le Furie erano il punto chiave di ogni attacco, mentre su Clash Royale si fa fatica persino ad usarla. Ho guardato una marea di play in cui i player avevano la Furia nel mazzo e non la usavano, non dico quasi mai, però la usavano davvero raramente, anche perché le occasioni in cui le vostre truppe non muoiono, a meno che non abbiate tank, sono davvero rare. Di conseguenza ho deciso di porla alla quinta posizione. Alla quarta posizione ho posizionato, scusate la ripetizione, l'Arco X. Arco X che anche lui su Clash Royale non è più utilizzato tanto, non è una carta scarsa, perché comunque se si trova al momento esatto si riesce a fare del danno alla torre, che non è un danno da non tenere in considerazione, però comunque l'Arco X rimane una truppa che su Clash Royale è molto molto meno forte che su Clash of Clans. Diciamoci la verità, su Clash of Clans era una delle principali difese che venivano viste, che venivano considerate durante un attacco, era posto spesso al centro del villaggio proprio perché difesa cardine da TH9 a TH10 in su. Di conseguenza su Clash Royale spesso invece viene posto lì al fine di colpire la torre, e dopo pochi secondi spesso un'orda di sgherri o un'orda di barbari o un'orda di scheletrini lo butta giù in maniera davvero rapida. Non dico che non faccia male, ma comunque rispetto a Clash of Clans stiamo parlando di una cosa totalmente diversa. Al terzo posto ho deciso di posizionare gli arcieri. Arcieri che sì, hanno più vita su Clash Royale, però diciamoci la verità, gli arcieri non è che siano una grande truppa su Clash Royale. Su Clash of Clans invece erano una delle truppe più utilizzate, sto parlando del farming ovviamente, e gli arcieri erano al top. Gli arcieri erano la truppa farming per eccellenza, basso costo, veloce produzione e comunque un discreto danno anche dalla distanza, gli permettevano di essere una truppa molto versatile e utilizzabile in diversissimi attacchi. Qui su Clash Royale sganciare due arcieri che hanno sì tanta vita, che non fanno poco danno tutto sommato, però non mi sembra certo la stessa cosa di Clash Royale. Io non sto parlando di quantità, è ovvio che su Clash Royale ne possiamo sganciare 100 e qui ne possiamo sganciare due. Io sto parlando comunque della incisività della truppa in sé. Al secondo posto ho deciso di porre la Torre Inferno. Perché Torre Inferno? So che su Clash Royale la Torre Inferno contro i tank è una difesa davvero forte, perché comunque fa danno in maniera graduale, quindi col passare del tempo più truppa viene colpita e più il danno aumenta. Però manca una caratteristica che fece della Torre Inferno su Clash of Clans una delle difese più forti del gioco, che è il fatto che potesse colpire più truppe contemporaneamente. La Torre Inferno era probabilmente la difesa più temuta del gioco, ed è probabilmente tuttora, a parte vabbè la difesa Aquila, vabbè tutto sommato siamo lì. La Torre Inferno su Clash of Clans, oltre al fatto che ne potevamo mettere due, era molto 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 incisiva all'interno di uno scontro, proprio per il fatto che poteva colpire più nemici contemporaneamente. Di conseguenza l'ho posta in seconda posizione per questa caratteristica che su Clash Royale non è passata. Ovvio, non sto dicendo, ripeto, che su Clash Royale la Torre Inferno non sia una carta forte, però rispetto a Clash of Clans, sottolineo di nuovo, secondo me ha perso molti punti.
Alla prima posizione ho messo una carta abbastanza controversa. Sto parlando della Tesla. Perché la Tesla? La Tesla su Clash Royale, bene o male, soprattutto nelle arene più basse, veniva utilizzata. Adesso ho visto che, ho visto io, poi magari sarò io che non ne trovo tanti, la Tesla non è che sia molto utilizzata ultimamente. E su Clash Royale non ha quell'impatto che aveva su Clash of Clans. Gli manca una caratteristica principale che secondo me hanno sbagliato a non mettere per quanto riguarda la Tesla su Clash Royale: il fatto che la Tesla sia una carta invisibile, debba essere una carta invisibile. Su Clash of Clans era una carta che tu non vedevi, non sapevi dove fosse, ovvio ce n'erano quattro, non sapevi dove fosse, e questo sicuramente cambiava le sorti dell'attacco. Poteva essere nell'angolo e farti perdere una marea di tempo, poteva essere nel centro e farti fuori una marea di truppe. Di conseguenza era una carta secondo me molto molto forte. La caratteristica non l'ha mantenuta su Clash Royale, ovvio quando si chiude nella botola non la si può colpire, ma se avessero fatto questa carta tra virgolette invisibile almeno la prima volta che usciva, poi ovvio uno si accorge che è lì e sta lì, e poi ormai una volta che la vede sbucare la carta è lì, però almeno una prima volta tenerla invisibile al nemico sarebbe stato secondo me più intelligente tra virgolette. Poi io non sono nessuno per sentenziare, perché gli sviluppatori ci sono, avranno scelto loro a loro piacimento, però comunque l'ha resa secondo me più debole rispetto a Clash of Clans. Detto questo ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, lasciate un bel mi piace, consigliatemi altre top 5 da fare, altre carte che potrebbero essere più forti su Clash Royale o più deboli su Clash Royale rispetto a Clash of Clans, ma anche in generale. La Tolafra è tutto, vi ricordo seguitemi su Instagram, mi chiamo Tolafra, seguitemi su Telegram Tolafra Official, e ci vediamo alla prossima.